Ma no, sono contento soprattutto per la prestazione della squadra, no? Questo ritiro, sto giocando diciamo, davanti alla difesa, è un ruolo che mi è sempre piaciuto fare, è diverso da come giocavo l'anno scorso nei tre a centrocampo come mezzala. Questo ruolo qua richiede più copertura anche in fase difensiva e si vede che mi sto molto applicando in questo ruolo qua. È naturale che cercando la giocata a centrocampo, essendo sempre solo, mi piace anche verticalizzare molto, infatti si vede quando c'ho palla la prima cosa è cercare sempre gli esterni che sono larghi e larghi sulla fascia e sempre solo, perciò penso che tutto sommato bisogna continuare su questa strada. L'allenatore ha detto da subito, contentissimo però, non solo Lodi, ma il centrocampo che non può Sì, accorciare sicuramente, sicuramente, quello che ci ha detto anche a noi. Manca ancora tanto all'inizio del campionato della Coppa Italia, perciò in settimana questi accorgimenti vanno rivisti perché sicuramente se facciamo quello che ci dice il nostro allenatore penso che ci potremo togliere tantissime soddisfazioni perché si vedono anche buone trame di gioco. Però diciamo che il primo tempo è stato giocato veramente bene e poi il secondo tempo c'è stato un blackout che non può succedere a una squadra come del Catania in Serie A. Passare 15 minuti totale confusione, questo non può succedere, è successo in una partita amichevole, ma ci auguriamo che non succeda in campionato. Ah, blackout, troppi cambi, troppi spezzati del gioco, falli, non falli, però questo non è un alibi, siccome siamo giocatori di Serie A, bisogna stare sempre concentrati fino alla fine. Sicuramente di mettere in mostra quello che ci chiede il nostro allenatore, di continuare su quello che stiamo facendo durante il ritiro e metterlo in atto, in campo. Sappiamo che sicuramente sarà una partita diversa da quella di oggi, una partita che ci avvicina ancora di più all'inizio del campionato della Coppa Italia e cerchiamo di far bene davanti ai propri tifosi. Ma no. In una partita si può sempre migliorare, perciò noi bisogna, parlo di me stesso, soprattutto in questo ruolo qua che mi è sempre piaciuto fare ma non l'ho mai fatto perché non ho mai avuto la possibilità di fare perché ho sempre giocato davanti. Tutto sommato sono molto contento per la mia applicazione che sto mettendo quotidianamente sia in campo in allenamento che durante le partite. Di questo sono molto contento, però sicuramente so che si può sempre migliorare. L'anno scorso l'ho fatto con Simeone, però 4-4-2, i due mediani oppure a mezzala. Però mi abbassavo solamente a prendere palla e poi c'era Carboni che giocava davanti alla difesa. No, ma me l'hai detto te, già ho preso quattro schiaffi addirittura, perciò non lo dite ancora davanti a lui, sennò mi mena. No, vai, io non so niente, io sono tranquillo, anzi sto aspettando che arrivi il mio procuratore per fare una chiacchierata, ma io sto molto bene, anzi. Se il direttore vuole posso filmare anche a vita. Ma sicuramente manca qualcosa perché sennò questo blackout non si spiega. Manca ancora l'accorciare tra i difensori centrocampisti, la pressione che facciamo a tratti ma la facciamo bene. Manca ancora questa continuità di queste cose che poi, piccole cose che ci fanno veramente fare il salto di qualità. No, sono stati due ex giocatori, grandi poi, penso che sono due modi diversi perché il mister è italiano e l'altro è argentino, diversamente per fare le partite, ma sono dei particolari che fanno la differenza, poi il giocatore non c'ha bisogno di essere spronato a questi livelli, si carica da solo. Arrivederci, buonasera. Ciao,